Ben trovato all'avvocato Cristian Serpelloni del Foro di Verona. Ben trovato, avvocato. Grazie, bentrovati a voi. La giustizia e i tribunali ai tempi del coronavirus. Ci dà una fotografia, avvocato, di come stanno andando le cose nel suo foro, di come funziona la giustizia, di quali sono le difficoltà a cui vanno incontro gli operatori e in particolar modo gli esponenti della classe forense. Beh, in questo periodo il clima è abbastanza surreale. Si parlava di fotografia, ma prima passiamola con la mucchina, così almeno siamo più sicuri di non trasmettere assolutamente nulla. La situazione è una situazione complessa, anche se oggettivamente si prosegue l'attività. Le udienze non sono interrotte. Le udienze vanno avanti, però con tutta una serie di limitazioni e anche, per carità, giustissime precauzioni in ragione di quella che è l'emergenza sanitaria. Mi spiego meglio. Le udienze, per esempio, io mi occupo prevalentemente di diritto penale. Le udienze in ambito penale, soprattutto le udienze filtro o i cosiddetti rinvii, cioè udienze dove il ruolo è particolarmente corposo, vengono gestite con modalità molto particolari, nel senso che viene trattata una causa alla volta, mentre tutti gli altri, diciamo che in quel giorno hanno udienza, devono rimanere fuori. Il problema è che la settimana scorsa le aule erano sostanzialmente vuote perché entrava una parte e un avvocato per volta, quindi veniva trattata una causa per volta, ma i corridoi erano assolutamente gremiti di avvocati, parti e quant'altro. Per ovviare a questa situazione, questa settimana sono state emanate delle disposizioni in virtù delle quali le cause, diciamo così, le cause penali di mero rinvio o comunque le udienze filtro, dove cioè non viene svolta attività dibattimentale, vengono gestite generalmente da un avvocato messo a disposizione della Camera Penale o quantomeno dal Consiglio dell'Ordine, che prende i rinvii, prende nota dei rinvii di tutte le varie cause trattate a ruolo quel giorno e poi le comunica ai colleghi. Per quel che riguarda le cancellerie, invece, è un po' più complicato perché, per esempio, vengono trattati solo ed esclusivamente gli atti indifferibili ed urgenti. Quindi, per quel che riguarda il penale, atti in scadenza. Oppure atti che riguardano imputati o indagati in vinculis, quindi detenuti, mentre tutto il resto è bloccato. Se si vuole vedere un fascicolo, diciamo diventa complesso perché se non c'è un'urgenza, il fascicolo non viene tendenzialmente fatto vedere. Prospettive, scenari immediatamente futuri, ci sono cenni di miglioramento? Questo non sta a noi dirlo, ovviamente, siamo in piena emergenza e quindi dobbiamo assolutamente attenerci a quelle che sono le disposizioni che vengono emanate dal governo e che vengono emanate dalle autorità sanitarie. È chiaro che, diciamo così, esercitare appieno il diritto di difesa in questo frangente non è semplice. Però tutti cercano di fare insomma del loro meglio, avvocati, magistrati, cancellieri, insomma, è una situazione abbastanza condivisa e tranne rarissime eccezioni, però diciamo c'è una buona collaborazione. Bene, grazie all'avvocato Cristian Serpelloni del Foro di Verona, teniamoci in aggiornamento. Grazie a voi, buona serata. Buona serata.